mattina. Nonno, che c'è? Hai buttato la carta nella plastica. Cosa cambia? Che quello è un secchio della plastica. Quindi? E quindi non ci va buttata dentro la carta. Ok. Vieni che potrebbe essere interessante questa cosa. Questi sono tutti i secchi dell'indifferenziata e li ho dovuti disegnare per il progetto che stiamo facendo in classe della differenzia anch'io. E ve ne mostro un po'. Questo è l'organico che contiene tutti gli scarti di cucina. Questo è uno studente che studia! Bravo, nipotino mio! Questa invece è l'indifferenziata, che contiene tutti gli oggetti non riciclabili. Ma sento un po' di bruzza di bruciato. Il risotto! No, 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 stai tranquilla, basta che tu le butti tutto nell'organico e poi si rifà tutto. Ok. No, 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 però te mi aiuti a fare compiti. No, no, tu ci aiuti a noi a preparare il riso. Mamma, papà, posso andare da solo a giocare a calcio? No, ma dai, lascialo andare. Ieri ha preso 10 nardi. Nardi, sono bravi tutti. A geografia, a storia, quando lo prendo il bel giorno? Ti prego. E va bene. Grazie. Mi raccomando, non ti allontanare troppo. E allacciati le scarpe. Girati subito. Non devi lanciare la carta per terra perché inquina. Riccardo, lo conosci? Sì, è un mio compagno di classe ed è un maleducato. Perché hai lanciato la carta addosso a mio nonno? Non ti ricordi quando abbiamo fatto il questionario genitori? Ma quale? Quando siamo andati al progetto ambiente al Surf Garden. Ti ricordi la puzza? Sì, però c'è puzza che salva. Va bene, ti faccio una proposta però. Giocheremo a basket come l'altra volta. E se vinco io, tu rispetterai le regole dell'ambiente. Va bene. Ok. Ma la punizione non ti sfugge. Per 2 mesi non andrai a calcio. No, ti prego, ci vado.